Ceccarelli, Carnieri, Tamburini, Campo. Del grande basket, buonasera a tutti, vi trasmettiamo qui da Ortona, dal Pala Melilla, gara 2 dei playoff del campionato di Serie B nazionale di basket. Dopo la sconfitta del gara 1 disputatasi a Falconara, questa sera qui ad Ortona la World Basket contro appunto gli sfidanti della Sandretto Falconara. Continua la marcia verso il sogno chiamato A2. Questa sera la World Basket è attesa da una prova di carattere ma soprattutto di cuore contro un avversario ostico ma che comunque non gli uomini di coach Sorgentone non temono e sono prontissimi per realizzare questo grande sogno che tutta Ortona attende.
intanto vi leggiamo tutti i convocati, i due coach per la Sandretto Falconara. Coach Reggiani presenta con il numero 5 Pozzetti, numero 6 Ruini, numero 7 Battagli, numero 8 Alessandri, numero 9 Mastroianni, numero 10 Di Vicaro, numero 18 Elio Antonio, numero 25 Micevic, numero 35 Piasic, numero 45 Renna. Per la World Basket Tortona, coach Sorgentone presenta con il numero 4 Gentini, numero 5 Di Carmine, numero 6 Gialloreto, numero 7 Musso, numero 8 Agostinone, numero 9 Brown, numero 11 Leo, numero 12 Martone, numero 17 Martelli, numero 18 il capitano Hernani Comignani. Squadre in campo. In campo, eccoli qua. Per Falconara, pochi secondi. Per la World Basket Tortona. All'inizio di questa grandissima serata di pallacanestro qui a Tortona. Gianluca Di Carmine. Tutto pronto. Arbitri pronti. Si parte. Partiti. Primo pallone nelle mani della Sandretto Falconara, manovrare con Ruini, non si intendono con Eli Antonio. Riparte l'over basket con Musso, pallone per Di Carmine, subito penetrazione centrale, subito fallo rilevato dall'arbitro, fallo del numero 18 Eli Antonio, primo fallo in lunetta per due tiri liberi, numero 5 Di Carmine. Secondo, subito si rompe il ghiaccio qui ad Ortona, 1-0 per i padroni di casa. Manovrare ora per la Sandretto Falconara Eli Antonio, Di Vicaro marcato da Brown, giro palla Ruini per Alessandri, ma Ferro è subito in rimbalzo conquistato dai ragazzi di coach Sorgentone. Ottima azione, 1-2 Brown, Leo, e primi due punti anche per Xavier Brown. Ora pallone nelle mani di Alessandri, esce dai blocchi numero 25 Micevic, ma il suo passaggio viene intercettato e subito contropiede Ware. Leo centralmente, sfugge il pallone, riconquista palla Micevic. Allora il solito Alessandri, l'impostazione di Antonio, ancora Alessandri, Ruini sotto canestro per Micevic. Fallo del numero 7 Musso, primo fallo per lui. Rimessa in zona d'attacco per la Sandretto Falconara, affidata al numero 6 Ruini. Subito pallone ceduto ad Alessandri, Eli Antonio marcato da Leo, cerca di farsi largo il numero 18 Marchigiano, e due punti, 3-2 per i padroni di casa che ripartono con Musso. Adesso per Brown, Di Carmine, ancora Musso, Gialloreto,
esce dei blocchi Brown, sotto canestro Di Carmine, ottima penetrazione Di Carmine. Di Carmine finora 3 punti per lui. Manovrano gli ospiti, Elio Antonio sotto canestro, tabellone, 2 punti per Elio Antonio. Di Carmine cerca di sfondare centralmente, ma non si intende con Gialloreto e palla persa per il padrone di casa. Partono gli ospiti con Alessandri, cede palla Di Vicaro, 3 punti per Di Vicaro, porta in vantaggio i suoi. Falconaro già ora conduce 7-5. Musso, scarico per Gialloreto, risponde alla grande Gialloreto, specialità della casa, tiro dalla lunghissima distanza e Ortona di nuovo in vantaggio 8-7. Alessandri subisce fallo da Gianluca Di Carmine, primo fallo per Gianluca Di Carmine. Rimessa in zona d'attacco per Falconara. Ruini da 3 punti, ferro e rimbalzo di Carmine. Purtroppo perde palla Ruini, ancora da 3 punti, va a segno. Di Carmine, pallone per Musso, ora Di Carmine, stato da Micevic, Brown, arresto e tiro, solo ferro per lui, per Xavier Brown, e ripartono gli ospiti con Di Vicaro. Eli Antonio, rimbalzo di Musso, sa di gran cangio argentino, giro palla ancora di Carmine, Gianluca Di Carmine, 10 pari a 5 minuti e 40 secondi al termine del primo quarto, punteggio perfetta parità. Micevic da 3 punti, rimbalzo di Xavier Brown, subito pallone per Gialloreto, sotto canestro per Leo, si fa cogliere il preparato dall'assist del numero 6 ortonese, palla persa dai ragazzi di coach Sorgentone, e rimessa Falconara, pallone nelle mani di Alessandri. Ruini, c'è blocchi, passato da Di Carmine, Micevic, palla persa, ottimo il gioco difensivo degli ortonesi. Gialloreto, Di Carmine, Musso, la bomba di Musso, Ortona più 3. Coach Sorgentone intanto richiama Martone e Comignani. Ah, ma palla riconquistata dagli ospiti, Di Vicaro da 3 punti, va a segno, 13 pari. Leo da 3 punti, la finta centralmente, ma subisce fallo.
del numero 10 di Vicaro. Tanto doppia sostituzione per Power Basket, esce Di Carmine, Leo, entrano il numero 12 Martone, il numero 18 Comignano. Martone, Gialloreto, subisce fallo dal numero 6 Ruini. Rimessa in zona d'attacco per la Ware Basket. Pallone Gialloreto, Musso, subito da tre punti solo Ferro, e riconquista la palla ai padroni di casa. Musso centralmente scambia con Brown, ottimo il palleggio di Musso, ancora Brown, resto e tiro, due punti per Xavier Brown. Alessandri da due, rimbalzo di Martone, riparte la Ware Basket con Gialloreto, bel blocco di Martone, con tiro completamente sbagliato questa volta da Gialloreto, e Alessandri è un po' fallo del numero 2 12 scusate Martone, primo fallo per lui. Sostituzione Ware Basket, esce col numero 7 Musso, entra col numero 4 Gentili. Rimessa in attacco per la Sandretto Falconara, se ne incarica numero 6 Ruini, subito pallone giunto Alessandri, arresto e tiro, solo Ferro, e riparte la Ware Basket con Gialloreto, Brown, Gentili, ancora Gialloreto, scambio con Martone, Gentili, Brown da tre punti, Xavier Brown da tre punti questa sera, mano calda anche per Xavier Brown, e due punti anche per Ruini. Gentili, Comignani, ancora il capitano, subito da tre punti, capitano Comignani, subito tre punti, esordisce così il capitano. Fallo, primo fallo per Gentili. Messa in attacco Sandretto, Ruini, finta il tiro da tre, poi penetrazione centrale, arresto e tiro, tiro totalmente sbagliato, e pallone riconquistato da Gialloreto, supera la linea di metà campo, predica calma tra i suoi, Comignani esce dai blocchi, centralmente, arresto e tiro, ma l'arbitro rileva un'infrazione di passi, capitano. Pozzetti di Vicaro, resta e tiro, tre punti per Di Vicaro.
Xavier Brown, pallone sotto canestro per Martone, scarico fuori per Gentili, ottima la sua finta e fallo del numero 8 Alessandri, primo fallo per lui. Cambio, sostituzione nelle file della World Basket, esce Xavier Brown, entra con il numero 17 Alex Martelli. Loreto fino in fondo, subisce fallo del numero 9, primo scusate, il numero 25 Micevic, primo fallo per lui. Fabrizio Giallorito e Lunetta Giallorito. Buon primo. Non va il secondo. Un minuto al termine del primo quarto. 22 Ortona, 18 Falconara. Alessandri, resta il tiro e riconquistano fallo. Riconquistano il rimbalzo gli ospiti e l'arbitro rileva fallo, canestro buono più tiro libero supplementare. Lunetta Micevic, intanto sostituzione per le file della Falconara, esce col numero 10 Di Vicaro, entra col numero 35 Biaschi. Giallorito, Gentili, ancora Giallorito, dato da Martone, ancora Giallorito, Gentili, da tre punti, Gentili, ti porta più quattro i suoi. E Sandri, pressato da Gentili, rimbalzo di Martone, Gallorito, Comignani da tre punti, seconda tripla per lui. Time out. Thank you.
Ci siamo, fischia la sirena, si ricomincia, secondo quarto, 28 Ortona, 21 Falconara, rimessa, World Basket. In attacco la World Basket, Musso centralmente, pallone alzato per Martone, solo Ferro e riparte Falconara. Pozzetti, Ruini, questo è tiro, due punti per Ruini, riparte la World Basket con Musso, non è per Martelli, Comignani, Gentili, centralmente, subisce fallo, fallo commesso dal numero 5, Pozzetti, primo fallo per lui, sostituzione Falconara, esce col numero 25 Micevic, rientra in campo col numero 18 Eli Antonio. Martelli, ottima la sua finta centralmente, cerca un varco, costretto a riuscire Comignani, resta il tiro, sfortunato il capitano, doppio Ferro, Ruini, ora in questo caso numero 5 Pozzetti, il gancio non va e riparte Gentili, pallone è affidato a Musso centralmente, bellissimo tocco al tabellone di Musso. Biasic, Ruini, Eli Antonio, fallo e fallo del numero 18, numero 18 Comignani. Per Eli Antonio. Due tiri liberi per il numero 18 Eli Antonio. Primo fallo per il primo di Eli Antonio, non va il secondo, è rimbalzo conquistato dal capitano, il pallone rimane di Gentili, scarico sulla destra per Comignani centralmente col tabellone, capitano Comignani. Comignani, secondo fallo, secondo
messa in zona d'attacco per la Sandretto Falconara, pallone affidato al numero 6 Ruini, scarico per Di Vicaro, ancora Ruini, subisce fallo Camusso. Cambio nelle file da Wear Basket, esce numero 7 Musso, rientra il numero 6 Gialloreto. Fallo commesso numero 4 Gentili. Vediamo un po' se l'azione riparte. Di Vicaro, ancora lui, è sfondamento. Fallo il numero 10 Di Vicaro. Sostituzione file per basket, esce con il numero 4 Gentili, entra con il numero 5 Gianluca Di Carpine. Tower Basket, pallone nelle mani di Gialloreto. Comignani, Martone va a schiacciare, più 10 Tower Basket. Ruini pressato da Di Carpine, Pozzetti, ancora Ruini, tenta il tiro da 3, questo è il tiro da 2, Ruini lo assegno. Riparte Wear Basket con Martelli, Comignani pressato da Pozzetti, trova un passaggio in Di Carpine, subisce fallo. Fallo del numero 9 Mastroianni, si è preso a uscire proprio Mastroianni, rientra col numero 8 Alessandri. Pallone fuori per Martone, Di Carpine, fallo in attacco. Fallo in attacco, rimessa Falconara, solito Alessandri. Di Vicaro, 3 punti, rimbalzo di Martone, riparte Gialloreto, pallone per Di Carpine, ricompone la difesa di Falconara, raddoppiato e rimbalzo di Elio Antonio. Ripartono gli ospiti con Alessandri, Pozzetti, pallone per Ruini, pressato da Comignani, Elio Antonio da 3 punti, scusate solo 2. Ora pallone nelle mani di Gialloreto, sotto mano non riesce Gialloreto. Alessandri
scarico per Di Vicaro, raddoppiato, ottima difesa di Martelli, pallone riconquistato da Gianloreto, Comignani, Di Carmine, due punti per Gianluca Di Carmine. Bruini centralmente, tabellone e due punti anche per Bruini, sempre più 6 Ortona. Di Carmine, Gianloreto, Martelli, riconquistano palla gli ospiti, ma ancora riconquistata da Gianloreto. Partita di cuore dei ragazzi di coach Sorgentone, a 3 punti non va il capitano Comignani. Ora pallone nelle mani di Alessandri centralmente, di Antonio, scarico per Ruini, Di Vicaro, da 3 punti e time out. Squadre di nuovo in campo, 4 minuti al termine del secondo quarto, 36 Ortona, 33 Falconara, partita combattutissima. In attacco Lower Basket con Martelli e l'arbitro rileva un'infrazione di passi. Fortunio per Alessandri, tre in campo lo staff medico della San Vittorio Falconara. Verifichiamo un attimino le condizioni del numero 8 Alessandri. Speriamo nulla di grave per il numero 8 marchigiano. Pubblico di casa sportivamente applaude Alessandri.
riparte Falconare in attacco, pallone nelle mani del numero 6 Ruini. Eli Antonio, ancora Ruini, e fallo in attacco, fallo del numero 25, fallo del numero 25 Micevic. Sostituzione a World Basket, esce col numero 12 Martone, rientra in campo col numero 11 Leo. Riparte Gialloreto, nuova azione d'attacco per i padroni di casa, ancora Gialloreto pressato da Ruini, presto e tiro, solo ferro per il numero 6 Ortonese. Riparte Ruini pressato da Agostinone, giro palla degli ospiti, ora pallone a Ruini da tre punti, solo ferro e rimbalzo di Leo, prepotenza, cede il pallone a Gialloreto, Agostinone, ancora Gialloreto, predica calma il numero 6 Ortonese, scambio con Di Carmine, va sulla destra a cercare Martelli, ancora Di Carmine e due punti per Gianluca Di Carmine, e nuovo time out. Squadre di nuovo in campo, gli ultimi 2 minuti e 26 secondi della prima metà del match. Rimessa Falconara, pallone affidato al numero 9 Mastroianni. Pressato da Agostinone, canestro per Micevic, pressato da Di Carmine, fallo commesso numero 5 Di Carmine, due tiri liberi per Micevic. Buono il primo, buono anche il secondo, 2 su 2 per Micevic, a 2 minuti al termine del secondo quarto, più 3 Ortona, non si finisce mai di lottare, inseguire un sogno chiamato a 2. E Gialloreto, tanto la bomba di Gialloreto, sostituzione per basket.
esce Alex Martelli e entra col numero 9 Xavier Brown. Giallo-reto per Agostinone. Leo pressato da Eli Antonio, ancora Brown, preste tiro, solo tabellone per Brown. Di Vicaro, canestro per Micevic e subisce fallo. Fallo numero 5, fallo del numero 5 di Carmine, terzo fallo, sostituito, entra col numero 18 Capitan Comignani. Fallo è entrato il numero 7 Lattani, 2 di Felice. Non va il primo tiro libero di Micevic. Buon secondo, sostituzione Falconara, esce proprio Micevic e rientra col numero 5 Pozzetti. Rimessa World Basket, un minuto al termine della prima metà del match. Galloreto per Agostinone, sfondamento rilevato dall'arbitro. Fallo in attacco numero 8 Agostinone, primo fallo per lui. Rimessa Falconara, Ruini pressato da Agostinone, c'è dei blocchi di Antonio, scarico per Pozzetti. Ora è Ruini pressato dal capitano, centralmente Ruini col tabellone sotto mano, due punti e rimessa per basket. Galloreto, ultimi 30 secondi. Leo Agostinone, centralmente Agostinone, subisce fallo dal numero 9 Mastroianni, in lunetta, due tiri liberi per Agostinone. Secondo fallo per Mastroianni. Non va il primo. E non va neanche il secondo. Ora in attacco Battagli, ottima la sua finta, gancio sinistro e due punti Battagli. E time out. Thank you.
ultimi 4 secondi del secondo quarto, 41 Ortona, 40 Falconara. Un attacco Ortona, vediamo per l'ultimo tiro. Non va il tentativo di Comignani. Finisce qui la prima metà del match. 41 Ortona, 40 Falconara, a risentirci per il terzo quarto. Ben ritrovati qui ad Ortona per la seconda metà del match di questo playoff campionato nazionale Serie B di basket, Ortona Falconara. Dopo la prima metà del match, dopo i primi due quarti, Ortona conduce 41-40 sulla San Dritto Falconara. Subito Falconara va a segno con Micevic. Brown, Musso, tocca canestro, buona la difesa della San Dritto. Contropiede di Vicaro, pallone numero 6 Ruini, scarico fuori per Elio Antonio di Vicaro, da tre punti e rimessa World Basket. Pallone ora nelle mani di Musso, da Gialloreto, Comignani, da tre punti e rimbalzo di nuovo conquistato da Leo. Ancora nelle mani di Musso, Brown, la bomba di Xavier Brown, tre punti, 44 Ortona, 42 Falconara. Da tre punti, ottimo il rimbalzo di Xavier Brown. Ora Gialloreto sotto canestro per Leo, canestro valido più tiro libero aggiuntivo Lillo Lunetta, fallo del numero 25 Micevic, terzo fallo per lui. Lillo Lunetta, Lillo Leo. Segno anche con il tiro libero aggiuntivo, più Ortona torna più 5. Di Antonio, Micevic, Ruini sotto canestro per Di Antonio, buona difesa di Leo e riparte la World Basket con Musso. Comignani, ancora Musso, ancora Comignani, da tre punti, solo Ferro, un po' forzato, rimessa in attacco per la Falconara. Micevic, Di Antonio, col tabellone, due punti. Brown, scarico per Comignani,
la sua finta fuori per Musso, resto il tiro, solo ferro per l'argentino e riparte Di Vicaro. Rimessa in attacco, scusate, rimessa a Falconara. Rimbalzo di Gialloreto, riparte di gran carriera il numero 6 ortonese. Comignani, la schiacciata di prepotenza del capitano Hernani Comignani. Fallo numero 18, Comignani. Falconara, esce Micevic, entra con il numero 5 Pozzetti. Messi in attacco per Falconara, pallone nelle mani di Di Vicaro. Fallo per basket, esce col numero 7 Musso, entra col numero 4 Gentili. Eli Antonio, con l'ausilio del ferro, due punti, sempre più 3 Ortona, circa 6 minuti al termine del terzo quarto. Loreto larga per Brown da 3 punti, Xavier Brown 3 punti. Rimbalzo di Comignani e fallo del numero 10 Di Vicaro. Esce capitano Comignani, rientra con numero 5 Di Carmine. Manovrare per la Wehr e Leo fino in fondo e fallo la del Falconaro, canestro più tiro libero aggiuntivo per Lillo Leo. Segno anche il tiro libero, Ortona ora conduce 55-46, più 9 a 4 minuti e 53 secondi al termine del terzo quarto. Messi in attacco il Falconara,
se ne incarica Ruini. Pallone ceduto a Di Vicaro, fissato da Di Carmine. Fallo del numero 6, giallo netto, secondo fallo. Di Vicaro, questo è tiro, rimbalzo di Xavier Brown. Pallone ceduto, subito a Gialloreto. Ruini riconquista palla, ma va oltre la linea di fondo. Pallone rimessa, World Basket. Di Carmine, Leo Gentili, Gialloreto, solo ferro e rimbalzo del numero 5 Pozzetti. Fallo sempre del numero 5 in attacco Pozzetti, rimessa per basket. Brown, Gialloreto, Di Carmine, ora Gialloreto e la bomba di Fabrizio Gialloreto. 58 Ortona, 46 Falconara, 3 minuti e 20 secondi al termine del terzo quarto. E fallo in attacco, subito da Lillo Leo. Sostituzione Falconara, esce Di Vicaro e entra con numero 25 Micevic. Gialloreto, non affidato a Brown. Leo, solo ferro, rimbalzo della Sandretto Falconara. Gli Antonio, Mastroianni, fallo del numero 6 Gialloreto, terzo fallo. Antonio, marcato da Leo, costringe a un tiro difficile, è solo ferro per Antonio. Riparte Brown. Gialloreto prima nello schema, resta il tiro, doppio ferro, non va Fabrizio Gialloreto. Ruini e gli Antonio da tre punti, Mastroianni non va, due punti per Pozzetto. Gialloreto, Gentili, passaggio sbagliato e time out. Thank you.
squadra, di nuovo in campo più 10 Ortona, 2 minuti al termine del terzo quarto. Di Antonio, non è vero, Micevic ha intercettato il passaggio da Di Carmine. Sostituzione World Basket, esce Gentili, entra Alex Martelli. E Antonio, non è per Mastroianni. E rimessa World Basket. Giallorito di Carmine. Leo, Giallorito, per una rete di tiro, passaggio intercettato e Mastroianni subisce fallo da Lillo Leo. Costituzione World Basket, esce con numero 11 Leo, entra con numero 12 Martone. Mastroianni, lunetta, buon primo. Non va il secondo. Martelli, Giallorito, Brown, resta il tiro. E Xavier Brown dalla media distanza. Smarcarsi, rimbalzo di Carmine, ultimi 35 secondi del terzo quarto. Martelli, Giallorito, la bomba, solo ferro e pallone riconquistato dalla Falconara. Meglio Antonio, nei blocchi Pozzetti, Ruini, ancora Pozzetti, da tre punti, Micevic, pallone riconquistato da Sandretto Falconara, ma scade il tempo, scade il tempo. Finisce il terzo quarto col punteggio di 60 Ortona, 49 Falconara. Risentirci da un paio di minuti per la cronaca dell'ultimo quarto. Playoff campionato nazionale di basket Serie B, Ortona Falconara. Ortona per inseguire un sogno chiamato A2. Martelli, ma sotto canestro Brown, elegante sotto mano. Va a segno Xavier Brown, ora in attacco Falconara con Micevic. E infrazione di passi, rimessa World Basket.
Musso, Brown, Martone, subisce fallo. In lunetta Martone, due tiri liberi. Sostituzione, quarto fallo per Mastroianni che esce da posto a Diricca. Buono il primo libero di Martone. Buono anche il secondo. 64 Ortona, 49 Falconà. 9 minuti al termine del quarto quarto. Rimbalzo in attacco di Ruini. Micevic, tanto c'è l'espulsione. Il numero 7, Musso. Attimi concitati. Posta in gioco molto alta. Secondo, sostituzione, Falconara esce, Ruini entra col numero 7, Battagli. Va segno Di Vicaro. Attimi concitati, si accende la battaglia. Martelli, Di Carmine, Brown, palleggio di Brown da tre punti. Xavier Brown, Ortona 51 Falconara. Esplode il Paramelilla qui a Ortona, grande tifo questa sera qui al palazzetto di Ortona. Fallo numero 9, Brown. Lunetta con numero 25, Micevic. Buon primo. Non va
al secondo, rimbalzo di Brown, riparte Gialloreto, pressato da Battagli. Pallone ancora per Gialloreto, centralmente, lob e rimbalzo di Brown, ancora di Carmine, sotto canestro per Brown, resta il tiro, Xavier Brown, ora lui, 22 punti questa sera per il numero 9, Brown. E Di Vicaro risponde con una bomba da tre, 69 Ortona, 55 Falconara, 7 minuti al termine del match, partita combattutissima, pallone su pallone, fallo intanto numero 6, Gialloreto, la sostituzione, Ware Basket, esce Di Carmine, entra con numero 18, Comignani. Pone per Micevic e blocchi Elio Antonio, Pozzetti, scarico per Battagli, centralmente, non va il terzo tempo di Battagli. Gialloreto, rimessa per basket, Gialloreto subito persa da Battagli, Gialloreto, Brown, Comignani, resta il tiro, fallo del numero 5, Pozzetti, in lunetta, Comignani, tre tiri lì. Buon primo, buon anche il secondo, buon anche il terzo, 3 su 3 per il capitano, 72 Ortona, 55 Falconara. Rimessa Falconara, sostituzione per basket, esce Comignani, entra Agostinone, Micevic, fallo, fallo il numero 8, Agostinone, in lunetta Di Vicaro, due tiri liberi, buon primo, non va il secondo, il rimbalzo di Martone, 6 minuti esatti al termine del match, in attacco Ware Basket con Gialloreto, cede palla a Martelli, Brown,
fallo commesso dal numero 7 Battagli. Primo fallo per il numero 7 della Falconara, Sandretto Falconara. Agostinone, terzo tempo, ma Martone in un momento, questo è il rimbalzo, ma rimessa Falconara. Di Vicaro, Elio Antonio, quello di Vicaro. Well Basket, sostituzione Well Basket, esce Martone, entra con numero 11 Leo. Solo ferro questa volta per il numero 9 Ortonese. Sono per Micevic. Fallo tecnico la panchina della World Basket. Tiro libero realizzato da Ruini e rimessa Falconara. Battagli, ancora Ruini, esce Micevic per Pozzetti, Ruini. E fallo del numero 17 Martelli. In lunetta di Vicaro. Buon primo. Buon anche il secondo. Costinone, carico per Gialloreto. Costinone, e fallo del numero 5 Pozzetti. Quarto fallo per Pozzetti. Gialloreto, solo ferro per Leo, riparte Ruini, fino in fondo al rimbalzo di Brown.
Postinone, non è per Leo. Brown perde palla, Power Basket, riparte Falconara, Micevic arresta il tiro, due punti per Micevic. E fallo del numero 9, Mastroianni. Tiri liberi per Giallo Reto. Sostituzione per la Web Master. Esce Xavier Brown. Esce Xavier Brown. Entra Gianluca Di Carmine. Buono il primo tiro libero di Giallo Reto. Buono anche il secondo, sostituzione Falconara. Esce con numero 5 Pozzetti, entra con numero 18 Eli Antonio. Micevic, Mastroianni, solo ferro, commette anche fallo. Sostituzione Falconara, esce Mastroianni, entra Battagli. Non va il primo per Martelli. Buon secondo, 3 minuti esatti al termine del match, 75 Ortona, 61 Falconara. Di Vittore, buono il primo, buono il primo tiro. Buono anche il secondo. Giallo Reto, Agostinone, Martelli cerca, si appoggia su Leo, e fallo del numero 18 Eli Antonio. In lunetta Leo per due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo. Parte Ruini, Di Vicaro, Agostinone riconquista palla,
e fallo del numero 18 Eli Antonio. Buon primo. Buon anche il secondo. 79 Ortona, 63 Falconara. Fallo numero 8 Agostinone, quarto fallo. Lunetta, Ruini, due tiri liberi. Buon primo. Buon il secondo. Sostituzione Falconara. Entrano Mastroianni e Piasic. Escono Micevic e Ruini. E fallo. Numero 18 Eli Antonio, quinto fallo. Esce proprio Eli Antonio, entra il numero 5 Pozzi in lunetta, giallo caricato. Buon primo. Anche il secondo per Gianluca Di Carmine. E fallo del numero 17 Martelli. Scusate, Rossinone, quinto fallo per lui. Entra Mirko Gentili. Buon primo. Buon anche il secondo. Loreto Martelli, Leo, stoppato da Pozzetti. Battagli fino in fondo, subisce fallo. Fallo del numero 11 Leo. Sostituzione per basket, esce Gialloreto, entra Brown. Buon primo di Battagli. Buono anche il secondo Di Carmine. Martelli a tre punti, Alex Martelli.
ultimo giro d'orologio e passaggio intercettato da Brown. Esce Lillo Leo, entra con numero 12 Bartone. Battagli da tre punti, non va, e rimbalzo di Martone. 38 secondi, signori, domenica tutta l'Antona, Paolo Gentili, Gentili intanto, altri tre punti, ultimi 20 secondi. Ultimi 10 secondi. E questa grande partita. 5, 4, 3, 2, 1. Finisce qui. E la Wear Basket vince questa importantissima gara. Le due squadre si salutano sul campo. Domenica. Scontro decisivo per le due squadre per continuare il cammino verso la conquista del campionato e per la Wear Basket Ortona il cammino verso un grande sogno. Vi ricordiamo il punteggio: 87 Ortona, 69 Falconara. Grazie a tutti e buonanotte.